Il professor Marescotti, presidente di Peace Link, mi sono posto questa domanda. Forse prima ancora che il governo italiano, che si ostina a tutti i costi a tenere in piedi questo mostro chiamato Acciaieri d'Italia, bene, questo mostro potrebbe morire da solo perché sta collassando su se stesso. È giunto alla fine fisiologica di un percorso che doveva durare 40 anni ed è arrivato a 60. È un catorcio, è una realtà morta, moribonda. Sì, si stanno sovrapponendo tre problemi. Da una parte c'è quello che abbiamo sempre sollevato, cioè quello della incompatibilità con la salute e con l'ambiente. E questa è una sostenibilità che è venuta meno, anzi non c'è mai stata, e che verrebbe meno anche, a mio parere, innovando gli impianti. C'è uno studio di valutazione danno sanitario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice anche che a impianti completamente rinnovati vi sarebbe un rischio sanitario inaccettabile. D'altronde oggi, con una produzione al minimo storico, abbiamo dei picchi pericolosi di benzene che stanno arrivando alla soglia del 5. E questo ci interroga sul perché. C'è qualche cosa su cui probabilmente anche la magistratura indagherà, a mio parere. Seconda questione di incompatibilità con la sostenibilità è l'incompatibilità con la sostenibilità occupazionale, cioè la sostenibilità non è solamente ambientale ma anche occupazionale. I processi di decarbonizzazione, lo dice uno studio della CGIL, portano a un taglio tra il 70 e l'80% della forza lavoro, ossia anche se venissero regalati a Taranto gli impianti decarbonizzati, sostanzialmente i sindacati oggi non li vorrebbero perché ci sarebbe un taglio drastico della occupazione tra il 70 e l'80%. E infine c'è la insostenibilità, la non sostenibilità da un punto di vista economico, perché nessuno vuole mettere le risorse per la prosecuzione di questa attività, perché non è più un'attività redditizia come un tempo, perché è un'attività che ha grandi incognite sia sul mercato internazionale ma anche per tutti i vincoli che sono stati posti dalla magistratura, che tiene questi impianti sotto sequestro, per cui le banche non fanno più prestiti, non c'è più liquidità. Quindi si stanno sovrapponendo tre elementi che portano un unico sbocco. Alla fine, alla morte, auspicata in questo caso. La morte non si augura a nessuno, ma questo stabilimento era stata prevista da noi da più di 10 anni.